Dobbiamo fare Sì, altro in basta che non silenzio. entri in questo piccolo campo qua, guarda, ci mettiamo un secondo. Che ti devo Eccoci, dire? allora, ti indico come andare questa cosa, Io sono cioè, incapace di... di intendere, No, no? di essere... di fare le interviste. Non preoccuparti, Allora... immagina che sia una chiacchierata con Robocop, immagina Eh che sì, sia... no, figurati. C'è esattamente l'interruttore dietro la tua testa ed è ottimo questa cosa, quindi nel senso che non si vede, c'è solo lo sfondo Perfetto, nero, io è mi muovo un perfetto. po', temo. Vabbè, Comunque sì. proprio, ti avviso solo di Comunque questa sì. cosa Ok. positiva di inizio Va intervista. bene, va bene. Ma iniziate? E c'era la No, ma copertura. dobbiamo coprire l'altra cosa. Ah, Quindi. ok. No, nel senso Ufficialmente. che sì. La complicazione delle interviste è che... Non si sa quando si inizia, no. No, no, la mia complicazione delle interviste è che quando mi fanno le domande, penso alle implicazioni che hanno le domande che mi sono state fatte prima che alla risposta. E quindi Ah. perdo un sacco di tempo, incisco. Vabbè, questa Ecco, volta no, ma quindi... poi... Ma anche alla fine? Dovrei trasmettere la tua passione. Ah, mi Eh sì, sì, quindi guarda. speriamo. Siamo al Teatro Arvaglia di Roma per la seconda edizione di UbuRex, la rassegna di spettacoli delle quattro compagnie del consorzio UbuSette. Quattro compagnie, Olivieri Ravelli, Cataclisma. sì, Cataclisma, Olivieri Ravelli Teatro, Amnesia Vivace, Tania Timpano e Teatro Forsennato. Condividete una visione comune della scena nonostante i diversi linguaggi artistici. Che Sì. cosa vi accomuna e che cosa vi differenzia? Cosa c'è comune e cosa ci differenzia? Dal punto di vista del linguaggio ci differenzia quasi tutto, nel senso. Ecco, la cosa che ci accomuna è il fatto che noi abbiamo un approccio drammaturgico. Ha un altro approccio, una drammaturgia differente dal solito, e la cosa che ci differenzia è il nostro approccio. Il rapporto con la drammaturgia che ha Cataclisma o che ha Teatro Forsennato o che ha Daniele Timpano o che ha Olivieri Ravelli sono degli approcci diciamo non diretti, no? E però nella forma appunto cambiano. Cioè, nel senso non abbiamo un testo. Tra virgolette, non utilizziamo il testo in maniera molto formale. Che cosa ci accomuna, cosa ci differenzia? E vabbè, ci accomuna la volontà di voler accomunarci, senz'altro. Ecco, è una volontà che deriva da un percorso comune fatto insieme, cioè, non solo queste quattro compagnie, ma sicuramente queste quattro compagnie diciamo uno zoccolo duro che è resistito negli anni, all'interno di questo percorso. Amicizia, stima reciproca, visione comune appunto rispetto al teatro, ci accomuna una storia, noi partiamo da lontano, insomma non ci siamo uniti adesso, praticamente lavoriamo assieme in varie iniziative ormai dal 2002, quindi quasi 10 anni. C'è come intanto un rapporto personale stretto, quindi siamo amici, proprio nel senso, cioè, veramente legati personalmente. E poi c'è come appunto un'idea di teatro che riguardo alla ricerca sui linguaggi, per esempio, non ha delle, diciamo che si tiene su dei punti di ricerca abbastanza liberi, non dogmatici, ecco. E quindi cosa c'è comune? C'è comune senz'altro una provenienza appunto da un margine totale in cui nessuno aveva bisogno che nessuna di queste quattro compagnie, come centinaia di altre, facesse un solo spettacolo. Cioè, non c'era nessuno bisogno che nessuno sentiva l'esigenza che noi facessimo spettacoli. Poi il modo in cui conduciamo questo tipo di ricerca è assolutamente diverso. E cosa vi differenzia E in poche ci parole? come Cosa vi sì? differenzia? Ah, perché tu hai capito cosa c'è Vabbè. comune? Ok. Scusa? Ah, cosa ci differenzia? Cosa ci differenzia? Ci differenziano partendo da una situazione comune, che poi nel tempo si è diversificata, ogni compagnia ha una sua situazione, un suo percorso, ma una sua situazione anche pratico-economico-distributiva Differente. differente, cioè. E distributiva intendo anche proprio la presenza dei propri circuitazione dei propri Sì. spettacoli all'interno del paese Italia. Perché uno spettatore dovrebbe venire a teatro a vedere uno spettacolo di Cataclisma? Guarda,
non so se è presuntuoso quello che ti dico, però io credo che uno dovrebbe andare a teatro e uscirne con la sensazione che qualcosa gli è successo o quel qualcosa lo riguardasse. Ecco, mi piacerebbe che fosse così, ma non so se ci riesco, né io né gli altri o tutti quanti, quelli che fanno teatro in generale, tutto il mondo, però credo che dovrebbe essere questo il perché alla fine, che ti riguarda, insomma, che in qualche modo ti tange, ti tocca da qualche parte, ma anche fugacemente, anche per un momento. Perché uno spettatore dovrebbe venire a vedere un vostro spettacolo, uno spettacolo del Teatro Forsennato? Ecco, il perché dovrebbe venire non lo so. Perché uno va a teatro lo posso rispondere, perché uno viene a vedere il nostro spettacolo non lo so. Il problema, la cosa principale è che noi, il nostro lavoro è essere un dono. Quando io regalo qualcosa a qualcuno, non lo posso fare solo esclusivamente pensando a me come piacerebbe avere un regalo, ma devo pensare sicuramente a te che mi vedi. E perciò cosa tu preferisti avere? Però chiaramente ci deve essere anche qualcosa di mio, perché sennò non ti ricorderà di me. Bella domanda. Perché uno spettatore dovrebbe venire a teatro? Ma perché la domanda potrebbe essere perché uno spettatore dovrebbe venire a teatro, punto. E già qui ci sarebbe molto, molto da dire. Per quanto riguarda noi, umilmente, molto umilmente, noi siamo una delle tante compagnie che rappresenta il contemporaneo, mentre in Italia in questo momento non c'è spazio per la contemporaneità, quindi lo spettatore deve assolutamente spegnere la televisione, uscire e andare a teatro a vedere noi, ma non solo noi ovviamente. Perché uno spettatore dovrebbe venire a teatro a vedere Daniele Timpano? Non so, perché innanzitutto dovrebbe in generale, io penso che sono i primi che ha difficoltà a farlo, ma penso che è proprio interessante uscire di casa in sé come proposta. Come atto. Nel 2011 il teatro in Italia è ancora necessario? È necessario, sì, nel senso proprio per questo noi esistiamo. Quello che dicevo del discorso del dono è molto importante, anche perché il teatro ci dimentichiamo sempre, perché non lo facciamo in Italia, ma negli altri paesi recitare si dice giocare, jouer, spielen, to play, è molto importante, perché il gioco è una delle funzioni vitali degli animali, anche l'uomo chiaramente. E tutte le funzioni vitali sono legate al piacere. C'è il piacere di andare a teatro, c'è il piacere dal punto di vista per lo spettatore. Il problema principale è che ora come ora si sta perdendo abbastanza il piacere. Quando il pubblico penserà che non sarà più necessario, noi saremo morti. E perciò noi dobbiamo fare qualcosa per non essere morti e per far sì che questo piacere ci sia ancora. Non stiamo lavorando più per il piacere. È ancora necessario? Sì, io penso di sì. Perché, credo che sia uno dei luoghi, non sono tanti, luoghi sia fisico, sia mentale, sia nell'immaginario, sia dentro di te, in cui puoi ridere, puoi piangere, puoi annoiarti, qualsiasi cosa tu faccia, però è una cosa appunto, torno alla domanda precedente, che ti riguarda. Più che mai. Perché? È fondamentale. Perché il teatro è una forma di riflessione che nessun altro tipo di arte ti dà. E poi in qualche modo il teatro è anche l'unione di tutte le arti. A teatro c'è musica, c'è pittura, c'è telecamera, audiovisivo, recitazione, danza. Tutto si svolge qui nella scena. Per me personalmente è necessario, nel senso che, a parte professionalmente, che è un discorso che non ci interessa in questo momento, ma cioè, della curiosità professionale, è interessante. Io non nego che attraverso quella che in altri tempi avremmo chiamato industria culturale, che comunque sta ancora lì, eccola. Però l'atto di curiosità a me del teatro interessa, forse una deformazione che mi veniva da, dire personalmente, citavo a sproposito l'industria culturale, perché non dico che un disco di Caparezza sia bellissimo, mi piace moltissimo, no, è uno dei pochi anzi che mi interessa come artisti attualmente,
intorno ai 40 anni, non nel ghetto che mi interessa, non in un ghetto stretto che mi interessi, però mi interessa proprio il ghetto stretto fondamentalmente, cioè mi interessa veramente di fare il vialettino del Teatro Arbalia per venire a vedere chissà che cavolo di cosa, di andare a riunioni di condominio, pazzo che gestisce Teatro Porzionato, cioè la parte teatrale Teatro Porzionato, di andare a vedere non so cosa, non so di chi o lo so, ma...